Questa è la mia storia. La storia di una persona che ha avuto un'infanzia difficile, ma con un grande sogno. Fin da quando ero piccolo e ne sentivo parlare, ero gasatissimo e sapevo che da grande avrei intrapreso questa carriera. Mia mamma mi diceva di mettere la testa a posto, che non era un lavoro adatto a me. Mi sentivo fuori posto fra gli altri bambini a giocare, perché io sono sempre stato speciale. Mi comportavo in modo strano, e con strano intendo la possibilità di diventare invisibile e di esprimere emozioni tramite simboli e lettere che spawnavano a pochi centimetri dal mio casco, che non mi tolgo mai per non svelare la mia vera identità. Infatti ero determinato, volevo diventare un assassino e cacciatore della cripta. Non importa se cercare una cripta non implichi direttamente uccidere. Qualcuno lungo il cammino l'avrei sicuramente trovato, e poi dovevo darmi delle priorità. Prima assassino e poi mi sarei tenuto il bottino trovato nella cripta. Lo avrei donato a Sanctuary. So cosa vi state chiedendo. Pensate che magari io sia una di queste persone che state vedendo, magari questa bellissima ragazza. E invece no. Come vi ho detto, io sono un assassino e per questo rimango sempre nell'ombra. Come potete vedere, qua ho avuto la fortuna di incontrare dei compagni di viaggio che si erano imbarcati come me su questo treno per raggiungere la terra dove la caccia avrebbe avuto inizio. Ah, ed eccomi finalmente. Mi avete trovato? Proprio in questo momento stavo combattendo contro questi tipi meccanizzati. Ed ecco il lavoro classico: sparisco, ricompaio e poi li infilzo da dietro. Come un vero assassino. Sono Zero e sono un cacciatore della cripta. Per prima cosa oggi ho deciso di andare da Marcus per comprare un po' di armi e di munizioni. Qua Marcus lo conosciamo tutti, non solo per essere l'unico venditore in zona, ma anche per un'ampia serie di motivi che lo rendono famoso. Could I have a refund, please? This gun doesn't seem to work. I don't know. Looks like it works to me. Dopo aver acquistato le munizioni e qualche nuova arma da Marcus e aver spippolato quei 2-3 minuti classici nei menu di Borderlands, ero finalmente pronto per fare qualche test di prova con le armi appena acquistate al poligono di tiro, sperimentando i danni critici, i danni eccetera, tutte queste cose qua. Poi ho iniziato a dirigermi verso il teletrasporto per iniziare la mia prima missione insieme a voi. Mi hanno riferito che una radio locale, ovviamente dalla parte di Jack il Bello, ha iniziato a diffondere notizie compromettenti sulla mia persona, il tutto per farmi apparire negativamente in cattiva luce con gli abitanti che io stesso proteggo. Ed ecco, adesso inizio a dirigermi verso la struttura da dove lui trasmette. Ovviamente non poteva mancare qualche spippolamento nei menu, poi mi sono fermato a fissare una pozzanghera e finalmente siamo arrivati alla stazione radio da cui lui trasmette. Ora immaginatevi la tensione salire, un climax, arriviamo in cima e non c'è assolutamente niente. Dico, ma che, non c'è niente, mi hanno preso in giro. Perché c'è una struttura di 2 metri quadrati, ovviamente prima controllo le munizioni, schiaccio, apro e dentro c'è un solo tizio e gli inizia a sparare come non ci fosse un domani. E ovviamente cosa succede? Mi iniziano a mandare robot, mi iniziano a mandare soccorsi per salvarlo, il mondo, mi hanno già abbattuto lo scudo della mia armatura in 2 secondi. Tutto questo per una sola singola persona, non c'era assolutamente niente, io non ci posso credere. Ovviamente adesso devo aspettare che lo scudo si esaurisca intorno ai robot per potergli sparare. Ed ecco, gli lancio una granata, ma niente. Non succede assolutamente niente. Passa alle armi pesanti, prendo un RPG, gli sparo. Ma, come al solito, niente. Questo tizio che trasmette alla radio sembra non morire mai. E oltretutto non dimentichiamoci che arrivano sempre più rinforzi robot da parte di Jack il Bello. A un certo punto decido che è il momento di telare e di levare le tende, per cui mi sposto in modo da spostare la battaglia in campo aperto e non più su quei 2 metri quadrati dove lui abitava, a quanto pare. Da che ci sono inizio a sparare anche a dei robot innocenti che non c'entrano niente. Ovviamente, cioè, anch'io mi arrabbierei se uno mi sparasse addosso, allora giustamente tutti si coalizzano contro di me.
Vedo che la situazione è critica e allora decido di utilizzare le mie abilità, l'invisibilità. Ma niente, il robot riesce lo stesso ad agganciarmi. Vado a terra, devo uccidere una persona per riuscire a rianimarmi. Due colpi di RPG non lo buttano giù. Passo all'arma principale, riesco ad eliminarlo. Ho ancora pochissima vita, devo giocare bene l'ultima carta. Mi invisibilizzo di nuovo, mi avvicino in maniera stealth. Gli tiro un pugno in testa e muore, non ci posso credere. 3-4 colpi di RPG non gli hanno fatto niente, ma un mio colpo in testa. Vabbè che ho le abilità OP, che l'attacco corpo a corpo si carica col tempo, che poi tutto viene moltiplicato, ma non credevo di stenderlo con un colpo. In ogni caso, mica che il gioco si sia sbagliato e sia semplicemente svenuto, mi allontano prima che riprenda i sensi e ritorni dal... è ancora più arrabbiato, insomma, con altri 10.000 robot. Ovviamente tutti sono arrabbiati con me, i droni mi seguono, ovviamente non sia mai che gli chiuda la loro radio preferita. E quindi mi dirigo subito al teletrasporto per ritornare a Sanctuary e prendere la mia ricompensa per questa missione che ho appena completato. Seleziono la destinazione e... eccoci, e con la magia dell'editing abbiamo anche rimosso i tempi di caricamento. Questo tutto per voi. Ovviamente questi sono degli armadietti all'interno della mia abitazione che spawnano cose a caso. Anche qua altri armadietti che dispensano soldi ogni tot. E mi avvicino al tipo che mi deve pagare. Prendo la ricompensa, ho di nuovo salvato la città, ho salvato tutti, ho pure guadagnato qualcosa. Ragazzi, cosa c'è di male? Ci vediamo alla prossima missione. Io sono Zero e sono qua per voi.